scelta è caduta su Chiavari, depuratore comprensoriale, riunione fiume dei sindaci del Lato, doppia votazione e al termine 23 sì, 13 no, 5 astenuti. Furto con destrezza in un supermercato nel comune di Sestri Levante, prelevati dalla cassa 1.500 euro. Rimborsi per i pendolari ammontano a 730.000 euro le penali decise dalla Regione Trenitalia. Intanto il governatore Toti spera per il futuro dei trasporti che arrivi una ragionevole soluzione dal governo centrale. I lavori del Consiglio, Assemblea della Regione Liguria, interrogazione sulla viabilità del passo di Centocroci da parte del consigliere Muzio. Convegno medico, il punto su una sana e corretta alimentazione alla colonia Arnaldi di Uscio. Domani si torna a Giancampo, sarà un mercoledì di recuperi in eccellenza e promozione, ma anche di Coppa Italia di Serie D. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio. Dunque, l'assemblea del Lato in primo piano, finalmente è stata fatta una scelta per il depuratore, caduta su Chiavari. Riunione fiume di oltre 3 ore quest'oggi a Genova, doppia votazione al termine, 23 sono stati i sì, 13 no, 5 gli astenuti, e il sindaco Levaggi è già pronto a fare ricorso al TAR. Sentiamo. Depuratore comprensoriale, la scelta è caduta su Chiavari. Ci sono state 3 ore di dibattito oggi pomeriggio, contraddistinte da vari interventi dei molti sindaci, che hanno portato a 2 votazioni, ovvero c'è stata la proposta da parte del sindaco di Lavagna, Sanguinetti, di dividere chi voleva il comprensoriale e chi preferiva i 2 impianti. Ha vinto l'opzione comprensoriale e quindi Chiavari o Levi. Alla fine questi numeri: a favore dell'impianto unico comprensoriale 25 sì e 17 no. A questo punto deciso il comprensoriale a Chiavari con 23 sì, 13 no, 5 astenuti. Il sindaco di Chiavari, Levaggi, farà ricorso al TAR se la decisione lederà l'autonomia del mio comune, ha detto oggi. Auspico che prevalga il buon senso, aveva intanto detto prima di entrare in assemblea il consigliere delegato all'ambiente della città metropolitana, Pignone. Ecco, vedremo successivamente nelle edizioni del TG di domani ulteriori sviluppi e dichiarazioni più specifiche. L'assemblea si è conclusa davvero pochissimi istanti fa. Ed intanto, messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico nel Tiguglio, il comune di Chiavari ringrazia l'assessore regionale all'ambiente Gian Pedrone per lo stanziamento di 223.000 euro che saranno impiegati per ripristinare l'argine del fiume Entella lato Chiavari sotto il ponte della Libertà, danneggiato dall'alluvione del novembre 2014. L'amministrazione predisporrà al più presto gli atti progettuali per ripristinare in tempi brevi l'argine deteriorato. Furto con destrezza ieri sera al supermercato Di Meglio a San Bartolomeo nel comune di Sestri Levante. Un malvivente, fingendosi cliente, ha aspettato la fine del turno ed è riuscito a prelevare 1.500 euro dalla cassa. È stato notato dai dipendenti, che hanno subito avvisato i carabinieri. Indagini sono tuttora in corso per rintracciare il ladro. Secondo i militari si tratta di un pregiudicato della zona, noto quindi alle forze dell'ordine. E c'è stato un incidente stradale ieri sera tra Carrodano e Levanto. Una macchina si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco della Spezia e la pubblica assistenza di Brugnato per trasportare una donna all'ospedale. Le sue condizioni comunque non sembrano essere preoccupanti. Box danneggiati, ma alla fine gli animali sono stati messi tutti in salvo. C'è stato un incendio questa notte a Santa Vittoria nel comune di Sestri Levante, ad andare a fuoco un maneggio. Le fiamme si sono sprigionate da alcune balle di fieno e si sono estese a tutta la struttura, numerosi gli animali che erano presenti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, che hanno domato il rogo in circa 4 ore di intervento. Ancora da chiarire anche in questo caso l'esatta causa che ha provocato questo rogo. Adesso parliamo di treni. Arrivano rimborsi ai pendolari per i disservizi subiti. Intanto la Regione Liguria spera di arrivare ad una soluzione ragionevole che non comporti altri tagli al termine della conferenza Stato-Regioni e dell'incontro con il sottosegretario Del Rio. Vediamo.
Ammontano a 730.000 euro le penali decise dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti Gianni Berrino per l'anno 2014, una detrazione di corrispettivo di quanto dovuto dalla Regione Trenitalia a causa di tagli e soppressioni come previsto dal contratto di servizio. Una parte dei proventi delle penali per il 2014 stabilite per Trenitalia sarà utilizzata per il prolungamento dei servizi ferroviari nelle Cinque Terre per il mese di ottobre e un'altra per ripristinare i rimborsi ai pendolari, quale risarcimento per i disservizi subiti. I beneficiari del bonus sono i titolari di abbonamento mensile o annuale residenti in Liguria con origine e destinazione in Liguria. Per loro sono previsti sconti del 30% sul rinnovo dell'abbonamento mensile o del 30% di una mensilità per chi è titolare di un abbonamento annuale. Intanto, sul tema trasporti ferroviari, interviene ancora una volta il presidente della regione Giovanni Toti. Siamo di fronte ad un sistema che fa acqua da tutte le parti. Il taglio del servizio Intercity, se non venisse confermato il contratto tra governo e Ferrovie dello Stato, penalizzerebbe moltissimo anche la Liguria e questo non deve accadere. Toti adesso auspica che la conferenza Stato-Regioni intervenga sul governo e che dall'incontro che ci sarà in settimana con il sottosegretario Delrio, anche su altre questioni, arrivi una ragionevole soluzione che non comporti politiche di tagli per motivare risparmi. Rimaniamo ancora sui lavori della Regione Liguria. Oggi riunione del Consiglio regionale. Tra le altre cose che riguardano il nostro comprensorio, un'interrogazione sulla viabilità dal passo di Centocroci. Sentiamo. Seduta di consiglio regionale, gli assessori Ilaria Cavo e Giacomo Giampedrone hanno rassegnato le dimissioni da consiglieri. Il presidente del consiglio regionale Bruzzone ha chiesto all'assemblea di prenderne atto e di procedere alla surroga immediatamente. Ma il capogruppo del PD, Raffaella Paita, ha dichiarato di non condividere questa procedura affrettata del consiglio e ha chiesto l'immediata riunione della conferenza dei capigruppo. Alla fine, Bruzzone ha comunicato che le dimissioni sono state inserite all'ordine del giorno generale del consiglio, ma che non sarebbero state trattate nella seduta odierna. Intanto, per quanto riguarda invece i temi locali, i consiglieri regionali Claudio Muzio, Forza Italia e Giovanni De Paoli, Lega Nord, hanno presentato un'interrogazione a risposta immediata in merito al passaggio delle competenze da provincia ad ANAS per le strade provinciali 523 del passo di Centocroci e 330 di Buon Viaggio. Questo anche alla luce di una petizione popolare che richiedeva il passaggio di competenza affinché si possano finanziare le opere necessarie all'ammodernamento dell'arteria, importante nodo di collegamento con la Val di Vara e importante per la viabilità regionale ed interregionale sul territorio. Muzio è altresì intervenuto sul bando legato alle agevolazioni a favore delle attività economiche per la prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche. Si tratta di un contributo a fondo perduto nella misura del 50% dell'investimento ammissibile, del 60% per chi ha già subito danni in un evento atmosferico eccezionale e dell'80% per coloro che hanno subito i danni in più eventi. Le risorse sono pari a 10 milioni di euro. La Giunta regionale ha deliberato un'ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande al 30 ottobre. Mi sembra un'importante opportunità, soprattutto per le micro e piccole imprese, in modo particolare per i commercianti che si trovano in situazioni di potenziale rischio alluvionale, ha detto Muzio. Tali investimenti possono mitigare i danni nel caso si verificassero nuovi significativi eventi atmosferici. Adesso cambiamo decisamente argomento. Il fondatore del Museo Marinaro Tommasino Andreatta oggi compie 80 anni. Si tratta del comandante Hernani Andreatta, persona molto conosciuta a Chiavari e non solo. E con questa speciale immagine che vi stiamo mostrando, il consiglio direttivo dell'Associazione Amatori Palio del Tiguglio, i componenti del Museo Mare Nostrum, Associazione Sé Stante, la Marina Militare, formulano così i più sinceri auguri ad Andreatta, ai quali ci uniamo anche noi di Entella TV. Consigli comunali questa sera a Sestri Levante, dove all'ordine del giorno figura la nomina dei revisori dei conti e determinazione dei relativi compensi, molte interrogazioni e mozioni presentate dai gruppi di opposizione sull'area portuale, sull'impianto del trattamento dell'umido, venditori abusivi, bivacchi sulle spiagge, zona dell'uscita autostradale e colonia Tosi. E questa sera si riunisce anche il Consiglio Comunale a Lavagna, si discuterà della conferma della garanzia prestata al CIV per la realizzazione del parcheggio pertinenziale, modifiche al mercato giornaliero, via libera all'organizzazione del nuovo PUC. Poi la mozione di Nicola Schiaffino, consigliere di maggioranza, con delle
collega la protezione civile contro il progetto di nuova difesa spondale lungo l'Entella. Convegno medico alla colonia Arnaldi di Uscio, tema centrale della conferenza, la corretta alimentazione per prevenire le malattie cardiovascolari. Vediamo il servizio. Oggi una bella iniziativa per parlare di una corretta alimentazione. Una corretta alimentazione, insomma, siamo in un periodo che la gente mangia tanto, però mangia male, Gerbello. Una splendida iniziativa del Comune di Uscio a favore dei nostri clienti della Colonia Arnaldi e anche della cittadinanza di Uscio e i comuni vicino. Sì, si parla di alimentazione nella Colonia Arnaldi che è 109 anni che tenta di parlare di corretta alimentazione e è un problema oggi veramente importante. Basti pensare che almeno il 16% della popolazione italiana è obesa, basti pensare che un bambino su quattro ha problemi di peso, se non francamente di obesità, e basti pensare che, per esempio, per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, tema di oggi, almeno il 44% dei decessi sono causati da una scorretta alimentazione. Credo che sia venuto il momento, forse anche tardi, di parlare seriamente di cosa vuol dire alimentarsi bene, lasciando perdere tutti i concetti di diete che in questi anni si sono susseguiti, che non hanno fatto altro che creare tanta confusione. Con il dottor Giuliano Lorenzetto, gastroenterologo, parliamo dei rischi di una cattiva alimentazione. Il tema più dibattuto di quest'epoca, cercare di prevenire sul nascere una delle patologie che più causa mortalità nei paesi sviluppati. Basti pensare che solo che in Italia causa ogni anno qualcosa come 200.000 morti, mentre i tumori ne causano solo 75.000. Quindi cercare di prevenire queste patologie attraverso l'igiene di vita e in particolare attraverso l'alimentazione si è dimostrato in questi ultimi anni una delle armi vincenti da affiancare, quando non si è più in grado di prevenire in prima battuta la patologia, da affiancare i farmaci che abbiamo ormai a disposizione, sono veramente tanti. Quindi alimentazione come prevenzione, che fa parte di un stile di vita che servirà quando è possibile a prevenire la malattia e quando non è più possibile a far funzionare al meglio le terapie farmacologiche che abbiamo a disposizione. Questi incontri speriamo siano l'inizio di una serie che ci sia in futuro, proprio per sensibilizzare la popolazione su come a volte con semplici accorgimenti si può allungare il tempo che ci è destinato di stare qua. Si è concluso in tarda mattinata a Rapallo l'intervento di contenimento del cinghiale con il metodo della braccata che la Polizia Metropolitana di Genova ha effettuato in località Parco delle Fontanine nel quartiere di Sant'Anna. 5 sono i capi abbattuti durante le operazioni, tutti nelle vicinanze di Via Rizzo, in prossimità delle abitazioni, messe in atto per via dei danni provocati dagli ungulati all'interno dell'area verde. Prima dell'intervento nel parco erano state posizionate alcune gabbie di cattura che però non si sono rivelate efficaci. Ritorniamo ancora per un attimo sul seguito della riunione terminata poco fa per il depuratore. Come vi abbiamo raccontato, l'assemblea dei sindaci ha scelto Chiavari. Questa scelta, dicono dalla città metropolitana, evita la procedura di infrazione dell'Unione Europea per la persistente assenza di depuratori nella zona del Tiguglio orientale, che comporterebbe una multa che è stata calcolata in 61 milioni di euro a carico di tutti gli utenti del servizio idrico dei comuni della città metropolitana stessa. Ricordiamo e segnaliamo l'incognita del sindaco Levaggi di Chiavari che potrebbe ricorrere al TAR. Il sindaco, pur avendo partecipato al voto di questo pomeriggio in qualità anche di consigliere appunto della città metropolitana stessa, sostiene che l'ente genovese non può decidere l'utilizzo di un'area del suo comune senza il consenso del comune stesso. Allora staremo a vedere che cosa succederà. Adesso andiamo avanti con il TG e parliamo della festa della Croce Rossa di Uscio. La manifestazione ha coinvolto molti bambini ed è stata l'occasione per avvicinarli a questa importante realtà. Vediamo.
saranno i militi di domani. L'iniziativa del Comitato della Croce Rossa di Uscio, svoltasi in collaborazione con la Proloco nel pomeriggio di sabato scorso, ha ottenuto un ottimo successo. I giochi allestiti in Piazza della Resistenza hanno coinvolto molti bambini, giochi in buona parte utili per far comprendere ai piccoli l'importante ruolo svolto dall'associazione di volontariato al servizio della comunità. La Croce Rossa di Uscio, infatti, da circa un anno, dopo momenti di grande difficoltà, ha ripreso l'attività a pieno regime grazie all'ausilio di numerosi nuovi volontari. Basti pensare che in poco più di un anno gli automezzi in dotazione hanno percorso 68.300 km e trasportato 1.160 pazienti. 11 nuovi militi hanno inoltre ottenuto la certificazione regionale di soccorritore e forse non tutti sanno che la sede di Uscio è una delle prime in Italia ad avvalersi dell'uso dei droni per la ricerca di dispersi nel caso di emergenze. Recentemente ha anche iniziato il corso di base per diventare volontario. Sempre sabato scorso la Proloco ha consegnato un riconoscimento al più giovane e al più anziano residente in paese, mentre in serata si è svolta la sagra dei battolli. Dai viticoltori liguri ci arrivano segnali positivi che ci fanno ben sperare in un'annata particolarmente favorevole per la produzione del nostro territorio, favorita dal bel tempo, da un'estate particolarmente calda e secca. Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai facendo un primo bilancio sulla produzione di vini liguri a vendemmia ormai conclusa. Su proposta dell'assessore, la giunta regionale ha approvato una delibera che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, cioè la gradazione alcolica dei prodotti della vendemmia con i vini destinati a diventare IGP e DOP. E siamo allo sport, parliamo di calcio, iniziamo a vedere i gol con cui il Casarza ha sconfitto l'Ampi Casassa in promozione e la sconfitta della Cogornese fuori casa contro il Levanto in seconda categoria. Il Casarza ligure ha sconfitto il San Cipriano per 2-0 nel campionato di promozione. La rete del vantaggio dei padroni di casa arriva alla mezz'ora, quando dal limite dell'area avversaria Bonelli controlla e scaraventa al volo la palla in rete, 1-0. Il raddoppio dei Granata giunge al 75esimo con la staffilata di Grezzi, imparabile per il portiere del San Cipriano. In seconda categoria, invece, vittoria del Levanto per 3-2 nei confronti della Cogornese. Ospiti pericolosi con Merlo, ma il suo diagonale si stampa sulla traversa. Il gol per la Cogornese è nell'area e arriva grazie ad Acerbi, che ribadisce in rete a conclusione di uno schema su punizione. Poi un quarto d'ora di follia per i rossoblù, che subiscono tre reti. Prima De Crescenzo su calcio di rigore per il momentaneo 1-1, poi per il Levanto sale in cattedra Cupini, che prima porta il risultato sul 2-1 con un pallonetto e poi segna il 3-1 su un colpo di testa. Il definitivo 3-2 è di Scaldavilli, direttamente su calcio di punizione. Intanto domani si torna già in campo per i recuperi della prima giornata di eccellenza e promozione. C'è anche la Coppa Italia di Serie D con il Rapallo Bogliasco, vediamo. Sarà una giornata di campionato quella di domani, mercoledì 30 settembre, per i recuperi della prima giornata di eccellenza e promozione, originariamente in programma per domenica 13 settembre e rinviata per l'allerta Meteo 2. In eccellenza alle ore 15.30 Sestrese e Rapallo e Real Valdivara arriva a Samba, alle 20.30 Magrazzurri San Margheritese. In promozione alle ore 19.30 Moconisi Golfo Paradiso al campo sportivo Colombo di Ferrara di Moconisi e alle 20.30 Casarza Ligure Ortonovo al campo sportivo comunale di Casarza Ligure. Quella di domani però sarà anche un mercoledì di Coppa Italia, quella di Serie D. Per il turno preliminare alle ore 15 in programma Rapallo Bogliasco Ligona allo stadio Macera di Rapallo. La Lavagnese farà il suo ingresso nel tabellone della competizione dal primo turno, ovvero mercoledì 28 ottobre, mentre Sesto Levante dai 32esimi di finale, il 25 novembre, in quanto ha partecipato alla Coppa Italia dei professionisti.
Bene, così si chiude il nostro TG Tiguglio. Grazie per essere rimasti con noi anche questa sera, la nuova edizione del TG domani alle 12.45. Io ora vi lascio al meteo e vi ricordo che potete rivedere in replica questa edizione del telegiornale alle 20.20 sul canale 117 Tiguglio TV. Trovate le notizie sul sito www.intellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, e trovate il telegiornale anche sul canale YouTube. Vi lascio tra poco alla rubrica dell'Associazione Culturale O Castello. Allora è davvero tutto, una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Ecco le previsioni per domani, mercoledì 30 settembre. Al mattino molto nuvoloso sulla costa, con qualche rara schiarita, in prevalenza coperto nell'interno, con possibili deboli piovaschi sparsi e di breve durata. Dal pomeriggio schiarite più ampie. Venti settentrionali tra forte e di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Le temperature previste: sulla costa 17 la minima, 21 la massima, nell'interno 12 la minima, 19 la massima. Mare mosso o localmente molto mosso a levante, tra molto mosso e localmente agitato a ponente.